Quello che avevamo pensato all'inizio era di inserire dei contributi video che trattassero i temi del lavoro. Abbiamo Eugenio Attanasio della Cineteca della Crape che ci ha lasciato anche alcuni filmati, ma abbiamo preferito non utilizzare quelle immagini semplicemente perché andrebbero raccontate in maniera diversa da come si può raccontare invece il video che abbiamo deciso di mandare in onda, perché proprio non vi sono dentro, se non contributi di immagine, contributi audio, seppur di notevole portata storica, perché trattasi del lavoro per esempio delle raccoglitrici di olive piuttosto che delle solfarare, che però sono tutti video di Vittorio De Sera, che però andrebbero appunto, meritano un altro tipo di attenzione con la persona che li ha curati e che spiegherebbe, diciamo, la sua presenza spiegherebbe anche il motivo della scelta, per cui questa, diciamo, parte l'abbiamo pensata per la giornata del 28. Io vi ringrazio per essere qui presenti, dicevo, i compagni della struttura nazionale sono in arrivo, il professor Visconti, vicepresidente della Regione Calabria, è già arrivato per il secondo dibattito. Abbiamo deciso di tenere la rassegna insieme alla funzione pubblica, per cui il secondo dibattito avrà molto i contenuti delle vertenze che la funzione pubblica, la categoria del pubblico impiego sta mettendo in campo da qualche frattempo. Ci ha raggiunto Bruno Tallarico in perfetto stile rosso stasera, perché è il padrone di casa, diciamo, della serata. Io volevo ringraziare la vostra presenza, vi chiedo di essere un po' più composti, diciamo, nella composizione della platea se possibile, perché ci sono tanti compagni fuori, se occupiamo le sedie centrali riusciamo a farli accomodare. Dopodiché volevo ringraziare Angelo Sposato che era da queste parti, insomma, ho visto e ci teneva ad essere presente ai lavori della nostra rassegna, seppur non parlerà oggi ma parlerà giorno 28, sarà, diciamo, tra i relatori del convegno del 28, e la presenza anche dei giornalisti in sala e di quelli che arriveranno, perché nel frattempo insomma stanno mi segnalano, diciamo, continuamente è iniziato, stiamo per arrivare, e noi stiamo aspettando che arrivi la segretaria nazionale Serena Sorrentino, che era a una riunione alla Lamezia e che mi dicono insomma è da queste parti, per cui nel frattempo provo io a intrattenere. Volevo ringraziare in maniera particolare Carlo Barletta, che è qui in prima fila, della CISL di Catanzaro. Grazie. Per l'attenzione con la quale, non solo l'attenzione, ma anche l'affetto con la quale ho voluto partecipare all'inizio dei nostri lavori, la mostra mi ha detto l'altro giorno, sono interessatissimo. Questa cosa è un segnale importante anche sulle le idee di Lama, erano, o meglio, il lavoro di Lama arriva alla costruzione della Federazione Unitaria, della Confederazione Unitaria dei tre sindacati, CGIL, CISL e CUIL, è un segnale, diciamo, anche positivo da questo punto di vista, che apprezziamo nel nostro piccolo e nel nostro territorio. Due o tre informazioni su come svolgiamo la rassegna. Questa sera chiudiamo subito dopo il convegno, nel senso che non ci saranno momenti ulteriori di approfondimento, perché abbiamo riservato all'ultimo giorno, al 28, l'idea di approfondire su temi che evocano sia le battaglie del passato, Giuditta Levato, il 28 novembre è il settantennale dell'omicidio, dell'eccidio di Giuditta Levato, e noi abbiamo voluto onorare da questa platea, da questo luogo, insieme, diciamo, al ricordo su Luciano Lama, e in più terremo il 28 un dibattito che è più proiettato sui ragionamenti un po' politici, diciamoli così, perché non va dentro i temi sindacali, ma va a discutere di una cosa che per noi è fondamentale, ce lo diciamo spesso nelle nostre discussioni, tutto quello che noi mettiamo e che si chiama rappresentanza del mondo del lavoro, dei lavoratori, tutta la nostra azione, manca poi di un pezzo, quella della conquista dei risultati. E i risultati negli anni non stanno venendo, anche perché chi dovrebbe, diciamo, occuparsi dal punto di vista della rappresentanza politica, quindi nelle istituzioni, del tema dei lavoratori,
non lo fa, è sparita dal dibattito, non ci sono partiti che si richiamano al laburismo, al mondo del lavoro, per cui abbiamo provato assolutamente in maniera molto umile a discutere e a provare, e proveremo a discutere con degli ospiti su qual è la sinistra attuale. Partiamo anche da dibattiti che non sono semplicemente che non riportano al passato e all'antico, ma che spostano le lancette un po' in avanti. Diciamo che siamo aiutati, tra virgolette, in maniera negativa dalle elezioni di Trump in America. Noi abbiamo pensato il 28, abbiamo detto ci saranno già le elezioni americane, avremo modo di discutere di questa cosa sulla sinistra con una prospettiva che sembrava dovesse essere positiva per il nostro mondo. E ci contraddice la storia, ci contraddice quello che succede, e noi comunque ne facciamo parte e dobbiamo provare ad uscirne. Questa, diciamo, è l'idea di fondo di quel dibattito. Ultima cosa, naturalmente siamo qui perché la provincia di Catanzaro ci ospita, come ha fatto l'anno scorso, nei locali del MUSMI, di questo straordinario museo che è in città di Catanzaro, oltre alla cornice del parco. La cosa che abbiamo fatto e che vorrei che ognuno di noi provasse a fare con i propri figli, nipoti, amici, parenti, cugini, eccetera, eccetera, è quello di chiedere alle scuole di Catanzaro, ad alcune scuole di Catanzaro, di partecipare non all'evento nostro, non alla sera del dibattito e del convegno, perché sarebbe un po' un modo per dirvi riempiteci la sala e non ne abbiamo bisogno, per fortuna, ma a visitare la mostra, fotografica, ci siamo detti disponibili ad aiutare anche il dialogo con gli studenti che verranno a visitarla, cioè a spiegare il perché di questa mostra a Catanzaro e anche il perché Luciano Lama, insomma, cosa significa per la storia di questo paese e per la nostra storia. Devo ringraziare la FLC assolutamente per questo, per la disponibilità, in prima persona Rita Militi che si è come al solito buttata con il cuore in questa iniziativa, e quindi nelle prossime settimane pensiamo anche di ospitare delle scuole. Certo, Rita, ti ho ringraziato, tu eri distratto, l'ho fatto apposta così non ti emozioni. Dicevo di portare delle scuole, dopodiché l'invito è quello di appunto ognuno di noi provare entro il 28 novembre a fare la sua parte. Ecco, la vorrei dire in questo modo, perché lavoro e vita è un'idea che nasce 4 anni fa dalla Camera del Lavoro di Catanzaro, ma è un'idea che ha bisogno di camminare, di costruirsi e di strutturarsi per continuare ad essere, diciamo, ad avere quell'impostazione che non finisce solo il giorno del convegno e del dibattito, ma che prova a costruire appunto cultura intorno al mondo del lavoro. Se Bruno vi dà conforto, potremmo, non so, siamo in tempo per iniziare il nostro dibattito. Saluri, era già. Ci facciamo accomodare, insomma, l'effetto, se vuoi, anche con la musichetta sotto, insomma, proviamo a. Ladies and gentlemen. Ragioni di televisione. Ah, questioni di TV. Però, insomma, se intanto iniziano ad approcciare i nostri ospiti, prima che l'aula si svuoti per sigarette, caffè e cose, poi passo io con la bancarella, tipo bagherino, sigarette, caffè, com'è quella, acqua minerale, eccetera, eccetera, passo io così evitiamo di uscire dall'aula, e appena ci raggiunge Serena Sorrentino, ma è Giuseppe Soruri che modererà il dibattito, il professore Antonio Viscomi, vicepresidente della Regione Calabria, e Bruno Tararico, che a cui tocca il compito di relazionare e al quale cedo volentieri il microfono, iniziamo questo nostro secondo, diciamo, impegno della rassegna. Era un'occasione troppo ghiotta, e di questo te ne va dato merito, perché la lungimiranza l'hai avuta tu nel momento in cui hai avuto la possibilità di organizzare, di concordare la possibilità di farla arrivare a Catanzaro.
Questo che ci consente anche di far conoscere al meglio quella che è la storia della CGIL, del grande sindacato italiano. Con una punta d'orgoglio, la CGIL è il sindacato. Io vi ricordo che noi festeggiamo quest'anno 110 anni, noi siamo nati nell'ottobre del 1906, quando ancora si chiamava Confederazione Generale del CGDIL, una cosa del genere. E quindi a partire dal 1906 ad oggi di strada la CGIL ne ha fatta tanta, considerando che c'è stato il passaggio anche del periodo del ventennio in cui l'organizzazione sindacale era vietata e di conseguenza c'è stata poi la possibilità, una volta che si è ricostituito lo Stato democratico, la possibilità di ricostruire la CGIL. Credo che Luciano Lama è stato uno dei anche contestati segretari nazionali della CGIL. E non c'è dubbio che il lascito che noi oggi abbiamo è un lascito molto importante, che sicuramente parla alle nuove generazioni e ci consente anche di aprirci ai giovani, perché comunque molte delle parole e molti dei concetti che lui espresse nella sua lunga segreteria nazionale sono concetti che ancora oggi sono fortemente attuali. E penso che al di là di tutto ha rappresentato una grande forza propulsiva del sindacato. Oggi noi noi ricordiamo, questa mostra nasce per ricordare il ventesimo anno della sua scomparsa. Lui scompare a maggio del 1996, non ha ricoperto solo ruoli all'interno della CGIL, è stato anche senatore della Repubblica, ecco perché va visto come un personaggio pubblico a tutto tondo, non solo come esponente del mondo sindacale ma anche come esponente della vita pubblica e quindi come rappresentante anche dei cittadini all'interno di un consesso che quale può essere il Senato della Repubblica. Oggi, sapendo che il Senato è anche oggetto di una riforma costituzionale e quindi con una trasformazione in radice anche del suo ruolo, dei suoi compiti e delle sue funzioni, che a nostro avviso, come dire, rispetto anche al ragionamento per il referendario, la posizione che noi come CGIL abbiamo espresso è abbastanza chiara ed evidente. L'importanza di questa mostra, io non ho altro da aggiungere, poi noi l'abbiamo calata anche in altre iniziative, perché poi nel momento in cui ci vediamo oggi il 28, facciamo due iniziative che sono una con riferimento anche alla nostra specifica di funzione pubblica. Parleremo dei rinnovi contrattuali, parleremo anche di quelli che sono anche gli impegni che da qui col nuovo anno ci saranno nei confronti anche del rilancio della pubblica amministrazione. In una terra come la nostra, che sapete meglio di me, è come la Fiat, il lavoro pubblico, e penso di dire una cosa senza timore di essere smentito. Non c'è dubbio però che il lavoro pubblico non riguarda solamente la nostra regione, ma riguarda nel suo complesso, riguarda anche tutto il nostro paese. Su come lo si rilancia il lavoro pubblico, su come si rilancia la pubblica amministrazione e soprattutto i servizi che afferiscono alla pubblica amministrazione, questa è una scommessa abbastanza forte ed evidente. E non può eludere il fatto che avere i contratti bloccati dal 2009 è un problema non indifferente, perché questo significa non dare quella spinta propulsiva a tanti lavoratori, al di là di tutto, di dare maggiore contributo o comunque di impegnarsi oltre quello che è necessario fare rispetto al quotidiano. Certo, noi come lavoratori pubblici non ci soffermiamo e non ci tiriamo indietro a quelle che sono le nuove sfide innovative, però è importante che anche chi rappresenta il datore pubblico, il nostro datore di lavoro che è il datore pubblico, non può non eludere quelli che poi sono i temi fondamentali. Una per tutte, non si può dire che il sindacato si deve rinnovare, bla bla bla, tutte queste cose qua, e poi non tenere presente che nel momento in cui si chiede al sindacato di avere una maggiore, un diverso approccio a quello che dovrebbe essere la contrattazione, e poi nel più grande settore la contrattazione è negata, perché avere i contratti fermi dal 2009 significa che il più grande datore di lavoro, che è il governo, lo Stato, non contratta, ha scelto di non contrattare e quindi di non
di non dare il giusto riconoscimento ai propri dipendenti, ai propri lavoratori. Ma io mi fermo qua perché sennò poi rischio di addentrarmi troppo ed essere, vorrei che anche gli altri interlocutori della serata, che sono il vicepresidente della giunta regionale della regione Calabria, Antonio Viscomi, che saranno i protagonisti di questa iniziativa che noi abbiamo messo in piedi, insieme anche alla nostra segretaria nazionale, che è Serena Sorrentino, che come sapete è impegnata più di tutti in quello che è la fase dei rinnovi dei contratti. Noi oggi abbiamo fatto una lunga riunione su quelle che sono le ipotesi contrattuali, bozze di ipotesi contrattuali, che sono al vaglio e che prenderanno il via con il nuovo anno. Ma non vado avanti più perché poi rischio di anticipare alcuni temi che vorrei invece che i due interlocutori, perché poi io lascerò la scena a loro, che penso di aver parlato anche assai. Chi mi conosce sa che non sono abituato a queste cose. Perché due anni, se no si dice sempre che il segretario della CGIL non sa, quindi insomma proviamo a qualche mito, diciamo, a scardinarlo anche in questa occasione. No, io volevo ringraziare perché di primo impatto, insomma, la presenza di Franco Amendola, il nostro ex segretario generale della CGIL di Catanzaro, che cioè, ci onora con la sua presenza. Sono davvero contento di averlo qui, assolutamente, perché vuol dire che questa organizzazione va, diciamo, in qualche modo mantenere legami vivi anche nel territorio, e desta e suscita affetto per chi ha avuto, diciamo, l'onore e il piacere di militarci o dirigerla. Noi abbiamo scelto di confrontarci su un tema di grande attualità che riguarda tantissimo la nostra regione, in maniera particolare anche il comprensorio, la provincia di Catanzaro, che è doppiamente sede di uffici pubblici e che quindi rappresenta nel panorama del lavoro pubblico un grande spazio. Questa sera abbiamo scelto di confrontarci su un argomento molto importante, e io ringrazio tantissimo Serena Sorrentino, che è la segretaria nazionale della funzione pubblica CGIL, per essere qui con noi, ma ringrazio tantissimo anche il presidente Soluri dell'Ordine dei giornalisti, che ha scelto di stare con noi per moderare e dare il suo contributo all'interno della rassegna. E ringrazio tantissimo anche il vicepresidente della giunta regionale della regione Calabria, che è qui con noi con la delega appunto al personale, che è qui con noi per discutere sui tanti temi che sono sul piatto della bilancia, sulla discussione che sono di estrema attualità. Io ho un solo compito, che è quello di dare l'introduzione alla serata, poi uscirò di scena perché non è necessaria la mia presenza, perché è importante che si lasci il proscenio ai due soggetti principali, che sono appunto la segretaria nazionale e il vicepresidente della giunta regionale. Però il tema fondamentale è il lavoro pubblico. Io prima dicevo che il lavoro pubblico nella nostra regione, ma in maniera particolare nella nostra provincia, rappresenta la Fiat per molti versi, la Fiat in altre regioni, perché sicuramente si accentua in maniera particolare rispetto anche ad altre zone del nostro paese il ricorso al lavoro pubblico. La sfida che noi oggi mettiamo sul campo non è solamente il rinnovo dei contratti. Il rinnovo dei contratti è solamente un percorso attraverso il quale noi oggi, come dipendenti pubblici, chiediamo di vederci riconosciuto innanzitutto un diritto e una dignità al nostro lavoro, perché non è accettabile che per esempio i contratti siano fermi dal 2009 e quindi si dia quasi l'idea che tanto sono lavoratori pubblici, sono stati accontentati prima, di conseguenza non vi è necessità di rinnovare i loro contratti, o il bonus di 80 euro può servire a lenire quella che potrebbe essere il mancato rinnovo dei contratti dal 2009 ad oggi. No, non è così, perché come ci spiegheranno i due interlocutori, il contratto non si compone solamente di una parte economica, si compone di una parte normativa e di una parte economica. Per cui ci sono tutto un insieme di questioni che riguardano anche, come dire, il riconoscimento e la dignità del lavoro del dipendente pubblico. Ma non è solamente questo, è anche, come dire, un sentimento rinnovato nei confronti del lavoro pubblico, perché noi gestiamo servizi pubblici che sono destinati alla collettività. Io non finirò mai di ripetere e di insistere che per esempio va data dignità ai tanti vigili del fuoco che ogni giorno si impegnano a garantire la nostra incolumità,
ai tanti lavoratori delle forze dell'ordine che ogni giorno garantiscono la nostra incolumità, ai medici, agli infermieri, agli insegnanti, anche al dipendente comunale, il quale assicura con la sua presenza nell'ufficio comunale, assicura la fornisce un servizio anche al dipendente dell'ufficio tecnico e, permettetemi con una punta d'orgoglio, anche al dipendente provinciale. Perché, come dire, nella riforma complessiva dell'area vasta, della nuova area vasta. Perché introduco il tema del lavoro provinciale? Perché anche questo è un tema fondamentale, perché al di là di quello che succederà il 4 di dicembre si porrà il problema di quello che dovrà essere il nuovo assetto istituzionale, e su questo noi per esempio chiederemo al Presidente della Regione a che punto sta il progetto di riforma del nuovo assetto istituzionale, così come per esempio noi vorremmo una maggiore attenzione a quelli che sono i tanti lavoratori dei centri per l'impiego che ancora oggi non hanno ben definita la loro vertenza e non hanno ben definito quello che dovrà essere il loro futuro. Potrei dire tante altre cose, come per esempio potrei riferirmi anche ai tanti lavoratori precari nella pubblica amministrazione, perché ci sono lavoratori precari nella pubblica amministrazione ed è uno dei rischi fondamentali. Penso per esempio ai tanti lavoratori della giustizia, ai tirocinanti della giustizia che negli ultimi tempi sono stati destinatari non solo di progetti nazionali ma anche di progetti da parte della Regione Calabria, ai quali poi un primo po' bisognerà dare delle risposte e bisognerà dire loro che futuro e che ragionamento si potrà avere all'interno della pubblica amministrazione. Credo che per esempio bisognerà dare delle risposte anche in termini non solo di riconoscimento economico ma anche di riconoscimento della importanza del lavoro pubblico, inteso anche, come dicevo prima, di servizi pubblici. Ed è su questa la sfida che secondo noi abbiamo messo in campo oggi in questo primo incontro che noi abbiamo messo in campo come CGL, il lavoro pubblico, il rinnovo dei contratti come momento attraverso il quale si avvia una sfida che noi vogliamo raccogliere, perché non ci tiriamo indietro. Noi come dipendenti pubblici non ci tiriamo indietro di fronte a quelle che sono le innovazioni tecnologiche e che sicuramente fanno parte di quei processi innovativi che vedono una pubblica amministrazione completamente rinnovata. Però vorremmo anche dall'altra parte un datore di lavoro che fosse più aperto alle nostre istanze e alle nostre richieste. Perché guardate, e con questo mi avvio veramente alla conclusione, perché l'ultima è una delle provocazioni che poi bisognerà anche cogliere. Noi abbiamo un Presidente del Consiglio che più volte ci ha ripetuto che alcuni sindacati sono ancora rimasti al gettone telefonico. Vabbè, non è questo il punto della questione. Il punto è che dice a questi sindacati che dobbiamo rivendicare il tavolo di contrattazione. Bene, se questo vale per il settore privato, deve valere anche per il settore pubblico. Per cui anche nel settore pubblico noi come sindacato dei pubblici servizi rivendichiamo il tavolo di contrattazione, però non è altrettanto giusto che chi rappresenta il governo e chi è il maggiore datore di lavoro, cioè il pubblico, non riconosca l'apertura della contrattazione, non riconosca la necessità di procedere al rinnovo dei contratti pubblici. È una contraddizione, un paradosso che non è assolutamente accettabile. Poi Serena sicuramente ci dirà in maniera precisa e puntuale quella che sarà anche la fase di apertura della contrattazione e dello stato in cui noi affrontiamo anche con le nostre nuove bozze sul rinnovo dei contratti pubblici e come ragioneremo su questa fase che si avvierà. Ovviamente questo non tocca a me dirlo, perché abbiamo la presenza del massimo esponente della nostra organizzazione che ci dirà quello che è lo stato dell'arte, però la provocazione è anche questa. I contratti pubblici, il rivendicare il tavolo è una giusta richiesta, ma è giusto anche che dall'altra parte non ci sia una netta chiusura. Purtroppo la netta chiusura c'è e non è assolutamente più accettabile, e questo tipo di comportamento va sicuramente modificato. Grazie al comitato, il segretario generale della pubblica CGL della provincia di Catanzaro. E entriamo, come dire, subito nel merito del tema di questo incontro, che è il rinnovo dei contratti pubblici. Già Talarico ha introdotto, diciamo, il tema, e ha introdotto anche, credo, l'essenza del tema, cioè
questa richiesta di rinnovo dei contratti pubblici come strumento per intervenire non solo su aspetti, come dire, remunerativi, ma su aspetti anche normativi e relazionali, se ho ben capito qual è il problema. Abbiamo qui il professor Antonio Viscoffi, vicepresidente della Giunta regionale, nonché assessore al bilancio, ahimè, dice lui, e la segretaria generale della Commissione Pubblica Nazionale, cioè a dire Serena Sorrentino. Partirei col professore Viscomi chiedendogli qualcosa che riguarda in maniera specifica naturalmente la Regione Calabria e gli enti subregionali. Ha introdotto già qualche tema dalla riforma e naturalmente le chiedo anche di spiegare che modifiche e quali novità ci sono alla Regione Calabria da quando si è insediata la Giunta Oliverio e lei poi successivamente. Aspettiamo pure noi le novità. Ok. Aspettiamo pure noi le novità della Giunta. Siccome siamo sullo stesso tema, è difficile vedere in fondo e sentire bene le parole. Comunque, al di là di questo, io cercherò di rispondere, però prima consentitemi di dire che se siamo qui siamo anche per ricordare Luciano Lanni. E consentitemi, perché Luciano Lanni è stato il segretario dei miei anni universitari, e mi spiego subito. Gli anni universitari sono sempre anni di formazione. Negli anni in cui a Napoli studiavo e ho deciso di studiare il diritto del lavoro, e ovviamente ho deciso di studiare il diritto del lavoro per fare una scelta per la vita, perché poi così è stato e così continua ad essere, e perché avevo di fronte a me una realtà sociale di un certo tipo, personaggi di un certo tipo, maestri di un certo tipo. E beh, io non posso dimenticare che nell'80, quando io studiavo il diritto del lavoro, che proprio tra 80 e 81 fece il mio esame, c'era la vicenda Fiat, c'era Luciano Lama segretario della Confederazione Generale. Non posso non ricordare oggi, per esempio, che uno dei punti importanti delle lezioni di diritto del lavoro fatte agli studenti universitari riguarda il 1978 e la svolta dell'euro, che i ragazzi di 20 anni, posso dire la verità, hanno grande difficoltà a capire anche di che cosa sto parlando quando gli racconto di come un sindacato che qualcuno potrebbe definire un pachiderma sindacale nel 78 invece riesce a cambiare e a fare la mossa del cavallo e riesce a riportare su binari corretti questo paese. E questo mi riferisco ripensando alle parole che prima Bruno Dallarico diceva sulla necessità del sindacato di cambiare. Io credo che il sindacato abbia trovato nella sua storia momenti di cambiamento anche radicali, anche forti, ma sempre nella prospettiva segnata dal titolo di questo ricordo di Luciano Lama, il sindacalista che parlava al paese. Io direi in verità il sindacalista che ascoltava il paese, no? Quindi, allora, chiuso questo primo punto su Luciano Lama, vorrei subito andare al dunque della questione. Allora, il direttore Soluri mi chiede di parlare della Regione Calabria. Consentitemi di dire che in questo momento è inutile, parlerò per 5 minuti, parlare della Regione Calabria, perché tutti noi abbiamo davanti un quadro nazionale di regole che è estremamente complesso ed estremamente difficile da gestire. Il quadro nazionale di regole è fatto da blocchi della contrattazione collettiva ormai da un numero notevole di anni. La contrattazione collettiva non riguarda soltanto gli aspetti economici, dice giustamente Bruno Tolarico, non riguarda soltanto gli aspetti economici, ma riguarda aspetti normativi, aspetti organizzativi. La contrattazione collettiva è uno strumento di organizzazione e negli ultimi 10 anni è cambiata la pubblica amministrazione, è cambiata l'organizzazione della pubblica amministrazione. Abbiamo un assetto istituzionale che sta cambiando e la deriva da questo punto di vista è indicativa delle sue, diciamo, scelte di fondo, ma anche nelle sue incertezze di fondo, perché le incertezze di fondo della Calabria sono tante, vanno dai centri per l'impiego alla polizia provinciale, a una serie di materie che non si capisce bene ancora chi le deve fare e perché. Quindi c'è un assetto organizzativo che cambia, un assetto istituzionale che cambia e in questo contesto di cambiamento globale degli assetti organizzativi, degli assetti istituzionali e l'ultima cambiamento sarà il 4, no? Con la riforma costituzionale, come sapete meglio di me,
almeno due o tre norme modificate riguardano la pubblica amministrazione, non soltanto l'introduzione del principio di trasparenza nell'articolo 97, se ricordo bene, ma anche una serie di norme sui costi, una serie di norme sui costi standard, chiamiamolo così, sui costi di riferimento. Quindi c'è un'attenzione alla pubblica amministrazione, quindi organizzativa, istituzionale, e che cosa abbiamo in compenso? Un assetto contrattuale congelato. Un assetto contrattuale congelato, e questo vale sia per i dipendenti pubblici non toccati dalla Del Rio, e vale a maggior ragione per i dipendenti pubblici toccati dalla Del Rio, perché chi di voi ha, come dire, subito lo spostamento da una parte all'altra si ricorderà perfettamente che c'è una norma della Del Rio che dice che i trattamenti economici rimangono congelati. Quindi è una situazione un po' paradossale che stiamo creando in questo paese. Gli assetti contrattuali rimangono fermi, però stiamo modificando gli assetti organizzativi e gli assetti istituzionali. Questo è un rischio grosso. Il vero pericolo di questo momento non è tanto sul piano retributivo, direttore Soluri, perché i pubblici dipendenti stanno stringendo la cinghia ormai da un sacco di anni. Il vero pericolo in questo momento è che la prospettiva riformatrice, che sta dietro tanto una serie di cose che si agitano nel paese, sia, come dire, bloccata dalla simmetria fra questi elementi. Io ho bisogno del contratto collettivo, tanto per dire, non per dare i soldi ai lavoratori della provincia che entrano nella regione, ma per riorganizzare la regione, perché 500 nuove persone, le funzioni che sono entrate nella regione, devo riorganizzarle, ma se non ho un contratto collettivo, se ho un contratto collettivo in cui ancora la cosa più importante è il turno, la reperibilità, lo straordinario, io non riesco a costruirlo il sistema organizzativo della regione, cioè non riesco a dare servizi. Allora, il punto culturale forte è che questi tre elementi, organizzativi, istituzionali, contrattuale, devono stare insieme se io voglio erogare servizi efficienti ai cittadini. È come le rotelle di un orologio, o stanno insieme questi elementi o l'orologio non può funzionare. Credo che a Roma qualcuno dovrebbe iniziare a capire che questa asimmetria nei vari livelli rischia di produrre effetti perversi. Qualcuno, non tutti. Che come se io Sorrentino sa, come conferenza delle regioni, dovendo come Regione Calabria presiedere la commissione affari istituzionali, noi di questa asimmetria stiamo cercando di dirla, del rischio di questa asimmetria dovunque, perché non esiste, abbiamo un tavolo aperto con i sindacati sulla forestazione, per esempio, no? Il fatto che è venuta meno la l'UNCEN, come si chiama, insomma, c'è un problema di soggettività contrattuale, c'è un problema di responsabilità contrattuale. Ne stiamo parlando e faremo fra breve sereno il tavolo sulle società partecipate, perché qui, direttore Soluri, sui giornali finisce la questione delle società partecipate come se fosse un problema che possiamo risolvere così, ma a molti sta sfuggendo che c'è una riforma, la riforma Madia, il numero esatto della legge non me lo ricordo, che pone dei paletti stringenti sulle società partecipate, paletti stringenti che per questa regione significa cambiare da così a così. Però su questa questione delle società partecipate, per noi significa, faccio per dire un numero, no? Quanti sono i dipendenti di Fincalabra, quanti sono i dipendenti, anche se Fincalabra non entra tecnicamente nella definizione di società partecipata della Madia, i dipendenti di Calabria Lavoro, i dipendenti... Sono persone. E allora, ristrutturiamo le società, ma vogliamo ragionare su che fine faranno queste persone? Beh, come conferenza delle regioni stiamo cercando di ragionare con i sindacati. Penso al fatto che abbiamo chiesto a Bressa e a Ruvetti di riattivare immediatamente non l'osservatorio nazionale sulla legge 56, che diventa una cosa pletorica in cui non riusciamo neanche a guardarci in faccia, ma un tavolo ristretto per capire i centri per l'impiego, perché non è possibile che le spese di funzionamento non siano considerate nell'accordo Stato-Regioni per il 2017 sui centri per l'impiego. Non è possibile che sulla polizia provinciale nessuno vuole assumere il pensiero come si fa ad attribuire la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad un ex polizia provinciale che arriva in regione e che in regione non può mantenere questa qualifica, perché è un problema nazionale questo, no? Abbiamo posto a sottosegretario Rughetti, alla ministra De Maria, un problema di fondo: i fondi contrattuali. Non possiamo continuare ancora oggi a gestire contratti collettivi con sistemi di definizione dei fondi contrattuali come quelli che conoscete. Non vi meravigliate se poi dopo 10 anni arrivi il MEF,
non vi meravigliate, arriva in tutta Italia il MEF dopo 10 anni, ma il problema di chi è? Allora, noi stiamo chiedendo con forza, supportati dalle organizzazioni sindacali e in grande sinergia con le organizzazioni sindacali, che le regole sui fondi contrattuali debbano cambiare immediatamente. Allora, ecco perché, direttore Suguri, prima di parlare della Regione Calabria, non evito di parlare, non sfuggo alla questione della Regione Calabria, alla prossima domanda risponderò, ma c'è un contesto nazionale del quale dobbiamo essere consapevoli, un contesto nazionale che ha due criticità di fondo. Uno, il disallineamento tra riforme organizzative, tra riforme istituzionali e blocco contrattuale. Questo impedisce, come dire, alle rotelle dell'orologio di girare nello stesso verso e si riflette sull'efficienza dei servizi. Il secondo punto, ci sono una quantità di problemi irrisolti che le regioni subiscono e patiscono per una certa, come dire, incapacità del governo centrale di rendersi conto di quello che succede. Fra queste varie questioni che noi stiamo ponendo all'attenzione del governo come conferenza delle regioni, ne pongo una perché è quella secondo me più importante, ed è la costituzione dei fondi di contrattazione decentrale, perché se su questo profilo non interviene qualche norma contrattuale di semplificazione, qualche orientamento del MEF in grado di capire esattamente come funzionano le cose, qui ogni 10 anni avremo un'ispezione del MEF che ci dirà: ma 10 anni fa avete sbagliato. Quindi restituzione, quindi vincoli, quindi blocco ulteriore della contrattazione decentrata, tutte le cose che sapete bene. Quindi questi sono i due problemi centrali in questo momento del sistema contrattuale. Sulla base di questi problemi poi affronteremo, se ancora ritenuto opportuno, alcune questioni specifiche della Regione Calabria, ma per il momento mi fermerei qui, così possiamo forse più grandi. Sì. A Serena Sorrentino, segretario generale della segretaria, come vorrebbe darci in questo caso, diciamo, segretaria generale della funzione pubblica della CGIL nazionale, faccio una domanda che può sembrare forse un po' banale, ma che si ricollega un po' a quello che diceva il professor Viscomi e anche a quello che diceva Bruno Talarico. Fino a qualche lustro addietro si parlava dei dipendenti pubblici come di, diciamo, una fauna privilegiata, di gente che spesso non era particolarmente dedita al lavoro, di gente che magari guadagnava più di quanto fosse giusto guadagnare, e così via. Negli ultimi anni il discorso si è invertito, è un po' successo quello che è accaduto per esempio ai bancari. C'era la famosa leggenda metropolitana in cui i bancari guadagnavano molto di più di tutti gli altri, e poi invece ultimamente i bancari forse guadagnano meno di tutti gli altri, perché la cosa si esageriamo. Non esageriamo. In ogni caso, questo fenomeno si è verificato nella pubblica amministrazione. I dipendenti pubblici sono stati assoggettati a una serie di cambiamenti, di necessità, si sono dovuti adattare a cambiamenti epocali anche nel meccanismo e nella struttura quotidiana del lavoro. Però la contrattazione si è fermata, come già hanno ricordato tutti, e siamo fermi al 2009. Diciamo, le speranze, le possibilità che questa contrattazione si apra davvero a breve, quante sono e quali sono? Se mi sapessi fare il ministro della funzione pubblica, quindi posso ad oggi rendicontare quello che c'è realisticamente sul tavolo, quello che stiamo facendo come organizzazione sindacale e anche il livello di interlocuzione con le altre amministrazioni che rappresentano per governo qualche parte, tra cui anche le autonomie locali. Però, se mi è consentito, anche io vorrei partire da Lama anche per valorizzare l'iniziativa che ha fatto la CGIL di Catanzaro, perché Lama ci lascia un grande insegnamento quando dice: non dovete farvi spaventare, non dovete avere paura di ciò che non conoscete, di ciò che non comprendete. Ecco, noi abbiamo lanciato una campagna come funzione pubblica insieme a CISL e UIL, che in qualche modo auspica il riavvio di questa stagione contrattuale, scegliendo come slogan: vogliamo un contratto per i cittadini. Cioè, vogliamo un contratto che metta al centro il tema dell'innovazione organizzativa, qualificata in due aspetti:
Innovazione organizzativa significa migliorare la pubblica amministrazione, quindi migliorare efficienza e qualità dei servizi ai cittadini. Siamo noi stessi cittadini fruitori dei servizi che materialmente eroghiamo. Per fare questo noi abbiamo bisogno di un'altra componente importantissima dell'innovazione organizzativa, l'accennava il professore Viscomi, che è la valorizzazione delle competenze dei lavoratori pubblici. Più che in altri settori, la componente del lavoro, delle competenze, delle abilità, delle persone nel pubblico impiego fa la differenza. Quando parliamo di produttività, quando parliamo di efficienza, quando parliamo di valutazione, siamo forse viziati tutti nella cultura che abbiamo, non soltanto sindacale, anche dal punto di vista politico, di un diretto riferimento con il sistema privato. È vero che noi siamo produttori di beni e servizi, ma gran parte dell'attività della pubblica amministrazione è qualificabile come lavoro immateriale. Noi trasferiamo relazioni, competenze, conoscenze. Valutare la produttività di questa attività è molto più complessa e molto più differente che statisticare quanti bulloni faccio in un minuto. Entrambi i lavori hanno dignità, ma il modo in cui riconosciamo dignità professionale e valorizzazione economica è molto differente. Non possiamo utilizzare gli stessi sistemi di classificazione, altrimenti avremo un solo contratto nazionale per tutti i lavoratori, pubblici e privati. E invece ne abbiamo 444, ci sarà un perché. Allora, venendo alla provocazione che mi veniva fatta, è evidente che nel corso del tempo il pubblico impiego ha pagato un prezzo molto alto, perché lo scambio è sempre stato una maggiore protezione nel lavoro, ma una svalorizzazione dal punto di vista economico. Nella crisi questo elemento si è accentuato, lo scambio salario-occupazione per noi è stato altissimo. Perché è vero che l'entità dei licenziamenti nella pubblica amministrazione è stata infinitesimamente più bassa di quella del privato, però comunque si è pagato un prezzo. 7 anni di blocco delle retribuzioni hanno fatto perdere ai lavoratori pubblici circa 9% di PIL di mancato adeguamento delle loro retribuzioni. E non è poco. E siamo di fronte ad un governo che ci propone come sistema di adeguamento intanto dell'indennità di vacanza contrattuale lo 0,4%. Lo scostamento è molto forte. C'è una differenza però tra ieri e oggi, tra il 78 di Lama, la svolta dell'euro, il farsi carico della crisi, definire il salario come non più una variabile indipendente dal sistema economico, e l'oggi è che noi siamo parte di un sistema. Questo sistema si chiama Europa. Noi siamo vincolati a degli accordi fiscali, a dei trattati fiscali che anche riguardo al tema che attiene al contenimento della spesa pubblica ha dei regimi molto prescrittivi. C'è un punto politico preordinato, venendo alle ragioni di contesto a cui faceva riferimento il professore Visconti. La politica può scegliere come adeguare le regole di quel patto fiscale rispetto ai vincoli di bilancio nazionale. Il nostro governo ha fatto una scelta, i nostri governi hanno fatto una scelta. Nessuno ci obbligava a modificare l'articolo 81 della Costituzione, a mettere il pareggio di bilancio nella Costituzione. Quello ci ha tolto la possibilità di utilizzare un pezzo di flessibilità e di risorse dirette verso gli investimenti, in particolar modo nei settori pubblici. Nessuno ci vieta di allentare i vincoli del patto di stabilità. Siamo noi a scegliere che tipo di negoziato facciamo anno dopo anno sul budget della politica di coesione, tanto per parlare di questioni che riguardano prevalentemente il Mezzogiorno. Nessuno ci vieta, per esempio, di rinegoziare con l'Unione Europea il fatto che un pezzo di finanziamento anche del funzionamento dei servizi pubblici possa rientrare tra le spese ammissibili, anche dei fondi strutturali. Perché se la ratio è che i fondi strutturali, o meglio i nuovi fondi per la coesione, servono a colmare il gap differenziale di sviluppo, vogliamo dire che i servizi pubblici e i diritti di cittadinanza delle persone non sono un fattore fondamentale per lo sviluppo di un territorio? E allora, intanto, c'è una questione che si chiama risorse, che attiene al come reperiamo le risorse e come destiniamo queste risorse. Perché noi fotografiamo chiaramente la risultanza, la coda,
La politica fa delle scelte, queste scelte producono un budget, questo budget viene fotografato nella legge di bilancio. Nel 2016 il budget per il rinnovo dei contratti era di 300 milioni, nel 2017, dopo, lo rivendichiamo con orgoglio, mobilitazioni delle categorie confederali, del pubblico impiego, gli scioperi generali che abbiamo alle spalle a maggio, le iniziative che abbiamo prodotto, una trattativa anche significativamente difficile e complicata con le commissioni parlamentari, nel 2017 il budget diventa di 1,9 miliardi e di 1,9 miliardi per il 2018. C'è una bella differenza. Così come abbiamo fatto una battaglia anche insieme al sistema delle regioni per confermare il budget del Fondo Sanitario Nazionale. Nessuno lo ricorda perché adesso il governo trionfa sul fatto che il budget per il 2017 era di 113 miliardi e c'è la conferma dei 113 miliardi. Il venerdì sera erano 112 miliardi, siamo intervenuti di concerto, il sabato mattina sono ridiventati 113 miliardi, ma il governo è geniale, cioè da un certo punto di vista gli avrebbe dato un premio, perché in realtà noi che cosa leggiamo? Leggiamo la cifra, no? 300 milioni, 1,9 miliardi, sono a metà di soldi, così come nel fondo sanitario era previsto il taglio, invece no, ci sono 113 miliardi. Nella ristrutturazione della ex legge di stabilità, ex legge finanziaria che oggi si chiama legge di bilancio, il governo produce un'innovazione. L'innovazione è la composizione dei fondi. Le stesse risorse che prima mi servivano per fare 10 cose, adesso mi servono per fare 12 cose. È evidente che se con le stesse risorse devo fare più cose, il taglio c'è. Se ad esempio dico che il contratto del comparto della sanità più le assunzioni dei 3.000 medici e dei 4.000 infermieri che con le unghie e con i denti ci siamo conquistati insieme, le finanze attraverso il fondo sanitario che deve anche finanziare i nuovi LEA, posso anche dire che ho confermato i 113 miliardi, ma in realtà sto producendo un taglio perché quelle stesse risorse mi servono per fare molte più cose di quelle che io avevo preventivato nel patto per la salute. Stessa cosa vale per i contratti. C'è 1,9 miliardi, bene. Di cui, quando in una legge si scrive di cui, bisogna sempre fare attenzione, il di cui dice di cui 1,420 miliardi per contratti e occupazione. Allora iniziamo a sottrarre quello che leggiamo, le assunzioni nelle forze di polizia, nei vigili del fuoco, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici. E quindi dobbiamo togliere una prima. Il riordino delle carriere e la stabilizzazione degli 80 euro per il comparto della sicurezza, e quindi dobbiamo togliere un'altra cifra. Eventuali altre esigenze manifestate dalle pubbliche amministrazioni in tema di carenze assunzionali, ci riferiamo sempre in questo momento alle funzioni centrali, quindi alle amministrazioni dello Stato, che poi vincolano di conseguenza anche le amministrazioni locali. Fatto tutto questo, quello che rimane va ai contratti. E anche lì ci diranno sempre, sì, ma sono sempre più dei 300 milioni. Il tema è, a questo punto, ma quelle poche risorse che ci sono, a disposizione di che cosa le mettiamo? E qui viene il secondo elemento di conflitto con il governo. Non soltanto il quanto, ma il come. Perché se mi vincoli a come devo utilizzare le risorse per i contratti nazionali, noi non siamo ad un siamo alla riproposizione di questo rapporto sbilanciato tra legislazione e contrattazione, quel disallineamento tra processo riformatore e contrattazione a cui faceva riferimento il professore Visconi, che ci portiamo in eredità dall'epoca brunettiana. Perché? Faccio un esempio. La Madia che cosa ha detto? Non bisogna dare aumenti ai dipendenti pubblici che prendono più di 200.000 euro. E noi siamo d'accordo, firmiamo. Il problema è che cosa diamo a chi sta sotto i 200.000 euro e come glieli diamo? Perché se il criterio è chi non ha preso gli 80 euro deve beneficiare degli aumenti contrattuali, e noi non siamo d'accordo. Intanto perché significa che il contratto nazionale non c'è più. E poi perché, sempre seguendo quel processo di riallineamento tra riforma della pubblica amministrazione, qualità dei servizi, qualità del lavoro, la retribuzione ha un riferimento in ragione di ciò che faccio, in ragione di
quali sono le competenze e le mansioni che mi vengono assegnate. Cresce la mia carriera e cresce la mia retribuzione, le famose progressioni, in ragione dei carichi di lavoro che ho, degli avanzamenti di carriera che ho, delle competenze e della formazione che acquisisco. Il sistema è quindi bilanciato. Cosa diciamo noi insieme? Il sistema di classificazione, l'ordinamento professionale dei vecchi contratti non è più rispondente alle esigenze della nuova pubblica amministrazione. Bisogna far crescere tutte le retribuzioni, la proposta del sindacato è cambiamo la scala parametrale. Aboliamo alcune categorie, alcune posizioni che non hanno più ragione d'essere perché ci sono funzioni che non esistono più nella pubblica amministrazione, ma che mantengono troppo bassi gli inquadramenti dei dipendenti pubblici. Questa è una soluzione che collega la retribuzione al lavoro svolto, alla professionalità e al servizio nel quale si è impiegato, alla complessità del lavoro, oltre che ai turni, agli orari, eccetera, eccetera. Nello schema del governo, quanto guadagni, ti rapporto la retribuzione in base alla fascia del tuo reddito, il contenuto professionale, l'attività che fai come dipendente pubblico, se sei un infermiere o se sei una guardia forestale, è esattamente la stessa cosa. È come se il lavoro fosse un indistinto. Ed è quella concezione un po' strana che aveva il Presidente del Consiglio, che tra le tante innovazioni a un certo punto, non so se ve lo ricordate, sarà inventato che eravamo tutti dipendenti della Repubblica. Quindi non c'era bisogno di differenziare trattamenti, perché essendo tutti dipendenti della Repubblica potevamo anche avere lo stesso trattamento economico tutti. E poi il salario di produttività misurato a seconda della valutazione. Un sistema un po' strano di riformare la pubblica amministrazione, perché significa non tenere in nessun riferimento ciò che fai, le abilità che hai, le competenze che hai, il servizio in cui sei incardinato, ma anche, sempre parlando di innovazione organizzativa, che tipo di soddisfacimento ha l'utenza, che tipo di coinvolgimento hanno i cittadini anche nel valutare le performance della pubblica amministrazione. Quello noi dovremmo valutare in termini di performance, non ciò che fanno i dipendenti pubblici a risorse date. Faccio un esempio e concludo. Diceva sempre il professor Visconti, c'è il tema dell'ispezione, la costituzione dei fondi, ma quella è una follia. Adesso il MEF ci sta contestando accordi sul salario accessorio in alcune amministrazioni del 1995, chiedendo ai dipendenti pubblici la restituzione delle somme percepite perché è un accordo bilaterale, quindi hanno firmato le amministrazioni, aveva superato il primo vaglio. Viene oggi contestato sulla definizione dei parametri e sull'utilizzo dei fondi e l'unica ripercussione che si ha è una sanzione a danno dei lavoratori che devono restituire quanto percepito. Fine prova contraria, il frutto di una contrattazione che viene regolarmente registrato e che ha un'autorizzazione in termini di spesa dalle autorità competenti non dovrebbe essere messo in discussione. Oltretutto in funzione retrattiva. Questo principio è eversivo perché significa che noi non abbiamo mai certezza della contrattazione e mette in discussione quei processi di riorganizzazione che hanno dato frutto alla distribuzione del salario accessorio fatto con i parametri che avevamo concordato. Ma se è così, vuol dire che a prescindere dalla libertà delle amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, anche se riconquistassimo l'organizzazione, c'è sempre un'autorità terza, che è un organo ispettivo e che ha competenze solo in materia economica, può decidere che cosa è legittimo e che cosa non è legittimo fare, non soltanto in termini di distribuzione delle risorse, ma anche di quali sono i processi di riorganizzazione che l'amministrazione pubblica può o non può fare, è una follia. È come se il MEF dicesse puoi premiare la produttività se legata a questi parametri, non la puoi premiare se per esempio la valutazione dell'amministrazione era quella di determinare un'innovazione organizzativa sperimentale che segue altri parametri. Per questo per noi è importante oggi mettere insieme, come diceva Bruno nella sua introduzione, la battaglia per avere più risorse per il contratto, perché abbiamo un problema delle retribuzioni dei dipendenti pubblici, ma abbiamo anche un problema di finanziare i processi di innovazione, penso per esempio al tema della formazione continua, se vogliamo qualificare il lavoro. Ma dall'altro abbiamo un tema anche di recuperare terreno sulla parte normativa del contratto. Noi dobbiamo cancellare quelle norme vergognose della legge Brunetta sulla valutazione, su
sulla interdizione delle organizzazioni sindacali a contrattare la materia dell'organizzazione del lavoro. Dico una cosa che non piace al professore Visconi, ma non piace a nessuna amministrazione. Dobbiamo eliminare quella pistola carica che ci troviamo puntata sul tavolo ogni volta che ci segniamo, che è l'atto unilaterale. Come si fa a contrattare un qualsiasi processo di innovazione che deve produrre un cambiamento anche, diciamo così, importante, difficile spesso da far digerire alle lavoratrici e ai lavoratori, se io quando mi siedo so sempre che l'amministrazione, se non trova l'accordo, può decidere di per sé. È evidente che la contrattazione in questo caso viene limitata e viene depotenziata. Allora, se ci crediamo veramente che in questa stagione storica del nostro paese la pubblica amministrazione può fare la differenza, perché significa ridare fiato a questo paese che è bloccato da tanto tempo, e non per l'inefficienza, l'assenteismo, i lavoratori che non timbrano il cartellino, quelli sono aspetti patologici che vanno contrastati, ci sono le norme, vanno applicate, ma non può essere quello l'alibi che frena il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori pubblici ad avere il contratto, il diritto dei cittadini a chiedere più qualità, ma soprattutto più spesa per la pubblica amministrazione, perché la spesa verso la pubblica amministrazione non è spreco, sono investimenti. È spreco quando si chiama corruzione, è spreco quando significa controllo indiscriminato da parte delle amministrazioni, è spreco quando si dice, per esempio in un decreto della Madia, 8.000 aziende partecipate sono troppe, bisogna arrivare a 1.000. Sì, posso anche essere d'accordo, ma il problema non è qual è il numero su cui facciamo l'accordo, è che cosa devono fare quelle aziende. Ha ragione il professore Visconi. Il problema della definizione dei criteri con i quali razionalizzare le aziende partecipate non tiene conto non soltanto del fatto che dentro ci lavorano 976.000 persone, ci sono 1 milione di lavoratori addetti alle aziende partecipate, e che dentro c'è l'azienda partecipata che è fatta di 5 dipendenti che sono i consiglieri di amministrazione e non ha nessuna missione industriale, ma ci sono anche quelle aziende partecipate, per esempio, che gestiscono importanti servizi pubblici locali, dal trasporto ai rifiuti, e che hanno una missione industriale e che hanno la possibilità, se rese efficienti con un sistema di controlli seri, di salvaguardare l'occupazione e anche di migliorare i servizi ai cittadini. È su questo piccolo punto che discutiamo con il Presidente del Consiglio, e non è marginale, è un'idea di società diversa. Lui pensa a un perimetro pubblico ristretto, fatto di tanti potestà che sono i nuovi prefetti che governeranno tutti gli uffici territoriali dello Stato. Noi pensiamo invece ad una pubblica amministrazione un po' più articolata di quella che è la fotografia che esce dal referendum costituzionale, dove gli enti locali, le autonomie, le amministrazioni del territorio sono presidi di democrazia e di legalità, sono garanzia dei servizi per le persone, sono soprattutto quell'esperienza positiva che ha permesso per tanti anni a tanti giovani del nostro paese di sapere che il merito conta, perché nella pubblica amministrazione si entra per concorso, perché non ti devi affidare a qualcuno che ti faccia il favore di farti trovare un posto di lavoro, e che se hai un'opportunità non è un favore e una cambiale che devi pagare a qualcuno, ma è un diritto che ti è dato, perché anche questo è di rango costituzionale. Come scriviamo nella nostra Carta dei diritti, uno dei diritti fondamentali che fortunatamente neanche questa riforma ha il coraggio di toccare è il fatto che ognuno nella nostra democrazia ha diritto ad avere un lavoro e a partecipare con i propri mezzi al progresso economico e sociale di questo paese. Questo diritto fondamentale oggi ci viene messo in discussione, ed è un diritto a cui la pubblica amministrazione ha sempre dato una risposta, o con la creazione diretta di opportunità di lavoro, o come motore di sviluppo nel territorio, come soggetto attore che promuove legalità e sviluppo. Ed è questo il tema a cui vorremmo mettere a disposizione questa stagione contrattuale. È chiaro che se ci dicono che vanno bene 55 euro, perché se no facciamo lo sforzo e arriviamo a 65, è una discussione importante, perché parliamo delle vite delle persone, ma sono due modi di ragionare molto diversi. Grazie per essere venuti. Mi permetto una digressione. Raramente, io penso che la funzione pubblica
della CGIL sia veramente importante, perché raramente ho sentito un intervento così lucido, così profondo anche nelle sensazioni e soprattutto così evidentemente espressione di una competenza specifica e di una conoscenza dei problemi così. Dica però che non l'ho pagata perché sennò fa professor Viscomi, vi cedo, non ho fatto i complimenti al professor Viscomi, al professor Viscomi perché insomma, il professore Viscomi insomma, diciamo, lo abbiamo già più volte, ma io non la conoscevo. Allora, sì, due o tre cose. Io per esempio mi collego subito alle parole di Serena sull'articolo 4, perché lei ha citato l'articolo 4, dicendo che la pubblica amministrazione realizza l'articolo 4. La seguo, perché la pubblica amministrazione, per come io la intendo, è, non so se avete notato, che più volte abbiamo detto stiamo lavorando insieme. Non è che stiamo lavorando insieme qui. Perché mai come in questo momento tra le organizzazioni sindacali, devo dire tutte e tre le organizzazioni sindacali e la conferenza delle regioni, per una serie di motivi, la vita è strana, c'è una grande sintonia operativa, pur essendo la conferenza delle regioni presieduta da un presidente dell'Emilia Romagna che è gemello diciamo, del governo, però mai come in questo momento. Continuando su questa scia, io dico che la pubblica amministrazione ha una funzione costituzionale enorme che spesso ci dimentichiamo, è quella di realizzare l'articolo 4, come diceva Serena, ma anche l'articolo 3, quello cioè di rimuovere gli ostacoli che rendono diverse le persone fra di loro. Quindi noi abbiamo un vincolo costituzionale nella pubblica amministrazione ed è il motivo per cui personalmente ho sempre contestato da Reagan del 1981 a Brunetta negli ultimi tempi, chi dice che la pubblica amministrazione ha un costo, una spesa e non un investimento. La scuola pubblica è uno strumento di uguaglianza, la sanità pubblica è strumento di uguaglianza, l'attività della pubblica amministrazione è difficilmente misurabile. Stamattina ero con la polizia locale, provare a misurare la qualità della prestazione della polizia locale, cos'è il numero delle multe, o il fatto che i cittadini che hanno un incidente non arrivano a un conflitto e non si prendono ammazzate, no? Faccio un estremizzo il mio discorso. Quindi la pubblica amministrazione è uno strumento di attuazione costituzionale. Questo è il punto sul quale destra o sinistra, referendum sì o referendum no, dobbiamo avere comune, perché è nell'interesse comune di tutti che l'articolo 3 della Costituzione sia approvato, sia applicato. E questo spesso si dimentica. Perché, come dire, nella vulgata, spesso nella vulgata giornalistica, devo dire anche di trasmissioni per altro verso interessanti, prevale l'immagine del dipendente in mutande che timbra il cartellino, prevale l'immagine di quello che si mette il sacchetto sulla testa per non essere riconosciuto. È chiaro che queste cose fanno male, ma fanno male. Fanno male perché fanno perdere di vista la funzione costituzionale della pubblica. E questo è il primo punto. La seconda questione che vorrei affrontare. Le pubbliche amministrazioni sono diverse, perché diversi sono i livelli di attività, diverse sono le funzioni che svolgono. Anche questa mi pare una banalità, no? Ma quando il governo voleva fare l'inquadramento unico o l'unico comparto dei dipendenti dei colletti bianchi, insomma lì è una cosa veramente senza senso. Le pubbliche amministrazioni sono diverse, sono una galassia organizzativa, non possono essere trattate allo stesso modo. Cioè, nell'elementare, l'insegnamento base era che non puoi sommare mele con pere, ma forse dovremmo ricordarcelo, perché le funzioni delle autonomie locali sono diverse dalle funzioni degli apparati centrali, le agenzie hanno delle specificità e così via. Quindi non solo strumenti di attuazione costituzionale, ma strumenti differenziati di attuazione costituzionale. Io non ho paura delle differenze. L'idea che tutti dobbiamo essere trattati allo stesso modo non ha alcun senso. Per esempio, stamattina, polizia locale, il problema che mi ponevano era la questione della truccazione che è finita nei controlli del MEF.
perché norme sui turni nelle autonomie locali pensate per gli impiegati a tavolino applicati alla polizia locale hanno creato un sacco di problemi giudiziari complessi, peraltro con tribunali che dicono una cosa e tribunali che ne dicono un'altra, che ne pensi il MEF? Allora c'è necessità di differenziare e specificare, ma questa differenziazione e specificazione deve essere anzitutto organizzativa e di funzione rispetto al servizio, perché la parola chiave per vincere questa battaglia è servizio, è servizio pubblico. I rinnovi contrattuali servono, sì, torno a dire, per aumentare le retribuzioni, ma non è quella la parola chiave. La parola chiave per vincere una battaglia culturale che vede le pubbliche amministrazioni sul banco degli imputati è servizio e servizio pubblico. È attuazione delle norme costituzionali, perché abbiamo di fronte un muro fortissimo di resistenza. Per tornare alla questione della Regione Calabria, credo che chi ha seguito le cose, qui ci sono testimoni privilegiati come Alfredo, grazie al quale abbiamo costruito una serie di passaggi, noi non abbiamo mai usato, né io né Alfredo, né la parola rotazione, né la parola rimozione, non abbiamo usato queste parole, abbiamo detto che le persone dovevano andare al posto giusto, al loro posto, al posto dove volevano andare, e ci sono due dati che vorrei semplicemente ricordare, se lei la forza ne sa parziale. Noi abbiamo il 1 agosto assegnato i nuovi dirigenti della Regione Calabria, no? 56 su 120 sono stati assegnati in un dipartimento diverso da quello dove erano il 31 luglio, quindi abbiamo cambiato. Ma c'è un altro dato che spesso non dico, perché poi 105 dirigenti su 120 sono andati esattamente in un posto dove avevano espresso l'aspirazione ad andare. Perché avevamo chiesto ai dipendenti, dove pensate di poter dare il meglio di voi stessi? E ci avevano indicato una serie di posizioni. Quindi abbiamo combinato due valori, lo spostamento dei dipartimenti, ma anche il rispetto della dignità delle persone che sono andate a lavorare, 105 su 120, che è un numero strabiliante per alcuni versi, dove pure volevano andare. Ecco, allora la pubblica amministrazione significa valorizzare le competenze, allora attuazione costituzionale, diversificazione, ma rispetto e valorizzazione delle competenze. A me, io non ho soldi in questo momento per valorizzare le competenze, però guardate che nelle pubbliche amministrazioni sto parlando di una cosa che dire ad una persona bravo, sei bravo, forse vale più dei soldi, perché io non ho capito perché nelle pubbliche amministrazioni c'è una sorta di ritrosia a dire alle persone grazie, c'è una sorta di ritrosia di dire alle persone senza di voi non riuscirei a fare le cose. Invece credo che il primo punto da riconoscere, lo dico in questo nuovo ruolo, Serena, non da professore ma proprio da responsabile istituzionale, è quello di dire grazie alle persone che lavorano nella Regione Calabria o in quella situazione. Questa è una cosa che spesso si dimentica, quasi come se fosse, no, dire grazie significa riconoscere il valore delle persone, basta? No, non basta. Infatti abbiamo cercato di mettere insieme un po' di cose, per esempio quest'anno sono ripartite le professioni economiche orizzontali, poca cosa, per carità, poca cosa, ma continua, costante, pensionabile. Ci stiamo riuscendo, 2015-2016, con tutti i vincoli che l'ARAN ci ha posto, perché abbiamo dovuto utilizzare i criteri del 2010, giusto Alfredo, del 2010. Abbiamo in campo in questo momento una serie di attività, per esempio il regolamento sulle posizioni organizzative, sulle nuove posizioni organizzative delle altre professionalità, una delibera che andrà nei prossimi giorni. Abbiamo la contrattazione decentrata che finalmente riprende con la delegazione trattante, siete stati convocati, credo, finalmente abbiamo fatto questa cosa, perché c'era un problema sui fondi e sui fondini, no? Sui fondini provenienti dalle province. C'è una richiesta che io personalmente ho fatto alle organizzazioni sindacali, per favore facciamo un contratto normativo, organizzativo diverso, non pensiamo soltanto a turni straordinari, per esempio quest'anno speriamo di introdurre il telelavoro nelle pubbliche amministrazioni regionali. Dite, una cosa così, sì, una cosa così, ma è per dare il segno che le cose possono cambiare poco a poco, che non dobbiamo semplicemente basarci sull'inerzia delle cose, dobbiamo avere il coraggio di cambiare le cose. Ma quando l'avremo questo coraggio? L'avremo, uno, se stiamo insieme sullo stesso fronte, perché le resistenze al cambiamento Dio solo sa quante sono, e sono tantissime. Il sindacato lo conosce benissimo, la resistenza al cambiamento. Sapete perché i sindacati e le regioni si trovano insieme su vari fronti in questo momento rispetto al governo? Perché il governo ha una visione astratta del cambiamento. Chi vive nelle regioni, chi vive nella quotidiana delle regioni, ha una visione immediata e concreta dei problemi.
problemi della necessità del cambiamento. Per questo stiamo insieme. Allora, la prima cosa, stiamo insieme sul cambiamento organizzativo, stiamo insieme sul cambiamento normativo, il telelavoro, la banca delle ore che è rimasta lì impressionata, nuova modalità di gestione di turni, di straordinari, di progetti obiettivi. Tutte queste cose devono entrare in contratto, perché abbiamo necessità che siano normate per evitare discriminazione e differenziazione. La retribuzione sarà quella che il sistema ci consentirà di fare, però scusate, vi posso dire che sono, non dico orgoglioso, ma come dire, credo giustamente che una delle prime cose che abbiamo fatto con le organizzazioni sindacali è stato di riportare i livelli retributivi della dirigenza all'interno del perimetro contrattuale. Io credo che questa sia una cosa minima da fare, una cosa, la prima cosa sulla quale ci siamo confrontati, perché i livelli retributivi dei dirigenti, diciamo, più elevati nel vecchio sistema sforavano, mettiamola così, di qualche migliaia di euro il massimo contrattuale. Una cosa che abbiamo fatto è via, si ritorna tutti all'interno dei limiti contrattuali. Quindi le retribuzioni vanno recuperate in qualche misura, le risorse vanno recuperate anche attraverso un efficientamento. Il progetto Fit Zero, che questo vedete sui giornali, no? Significa questo: 1.100.000 su 4 città di affitti, Reggio, Cosenza, Crotone e Vibo, 1.100.000 euro. Ma perché le devo dare, se io ho gli immobili di proprietà in queste quattro città, ma perché io devo affittare altri immobili per mettere i miei lavoratori? Allora, ristrutturo gli immobili, e chi di voi ha seguito un po' le ultime vicende sa perfettamente che con i sindacati siamo andati in giro nelle quattro città, abbiamo visto come lavorano i lavoratori, abbiamo visto dove è necessario fare degli interventi, perché è una questione di dignità, ma di rispetto anche per il lavoro. Cioè, ma perché devo buttare 1.100.000 in affitti passivi? Io spenderò, ieri è passata in giunta la delibera, 1.500.000, una cosa del genere, per ristrutturare, riassegnare gli arredi e tutte queste belle cose qui, per fare le linee informatiche, 1.500.000 su queste quattro città, che è pari al costo di un anno di affitto, ma poi saranno immobili di proprietà e i lavoratori avranno un posto un po' dignitoso dove stare. Allora, la questione retributiva dobbiamo legarla anche all'economia, al recupero dell'economia, alla spesa giusta. Non abbiamo solo necessità di risorse aggiuntive, abbiamo necessità di spendere bene quel poco che abbiamo. Ecco, questo è il punto. Allora, se mi consentite, con questo chiudo, perché non vorrei sottrarre molto tempo. Vi posso dire una cosa: riscopriamo l'orgoglio del servizio pubblico, che è la prima condizione per cambiare questa regione. Non facciamoci condizionare da una campagna di stampa continua e costante per quel pubblico dipendente, un lavativo, un delinquente, uno che non fa nulla, un corrotto e così via. I pubblici dipendenti sono al servizio della nazione, esattamente come i politici, come dice la Costituzione, in Camera dei Deputati. I pubblici dipendenti sono al servizio della collettività. I pubblici dipendenti e le pubbliche amministrazioni sono strumento di attuazione dell'articolo 3 della Costituzione e non c'è riforma costituzionale che potrà mettere mano all'articolo 3 della Costituzione, perché quell'articolo è il frutto della resistenza e basta leggere alcune pagine di Calamandrei per rendersi conto di questo. Quindi questo è il primo punto, l'orgoglio della pubblica amministrazione. Due, la fatica però della pubblica amministrazione, perché non è facile essere pubblici dipendenti oggi. Era facile quando c'erano forze e risorse libere, quando si potevano fare le cose, oggi è un po' più complicato. Ma questa fatica la facciamo nostra perché abbiamo un obiettivo comune. Se qualcosa riusciamo a fare, la faremo perché amministrazione e sindacato saranno sullo stesso fronte, con tutta la diversità degli interessi e degli orientamenti politici. E Serena potremmo pensare in modo differente su 50.000 cose. Ma sull'autonomia della contrattazione dal potere centrale la penseremo sempre allo stesso modo. Ma sull'autonomia dell'amministrazione pubblica regionale o comunale o quella che è, la penseremo sempre allo stesso modo, perché è scritta in Costituzione e non possiamo pensarla diversamente, che ne pensano altri. Terzo e ultimo punto, continuiamo a lavorare insieme con piccoli cambiamenti quotidiani.
non, nessuno di noi ha la chiave magica o la bacchetta di Harry Potter, non esiste. Si tratta di costruire poco alla volta un sistema che abbia un senso e un funzionamento. Per quanto mi riguarda, e così rispondo alla prima domanda del direttore Subito, per quanto mi riguarda in Regione Calabria i problemi sono 3.000, sono 3.000. Nessuno di noi pensa di risolvere 3.000 in un colpo, ma quello che abbiamo iniziato con i sindacati da un anno qua è semplicemente un dialogo costante, affrontando un punto per volta e cercando di trovare una soluzione comune e condivisa. La migliore soluzione? No, la migliore soluzione sarebbe forse altra, dovremmo avere più risorse, dovremmo essere in un'altra regione, ma è la migliore soluzione nel contesto dato, perché per quanto ci riguarda abbiamo condiviso sempre un principio di base, che l'ottimo è il nemico del bene. In questa regione siamo tutti pronti a disegnare modelli ottimali, ma poi quando si inizia a fare ci fermiamo subito. Allora io con i sindacati abbiamo cambiato logica. Iniziamo a fare e poi cambiamo. Se voi prendete la delibera di riorganizzazione, la 541 del dicembre dell'anno scorso, voi troverete scritta forma a carattere sperimentale e che entro 6 mesi dalla sua attuazione, cioè entro questo mese di dicembre, che poi è stato attuato ad agosto, le parti si riterranno per ridefinire l'assetto organizzativo. L'ottimo è il nemico del bene. Intanto partiamo, poi aggiustiamo in corso d'opera. Questa è l'unica possibilità che abbiamo in questa regione. C'è Alfredo, però vuole dire una sì. cosa che mi sembra. Alfredo Iorno, segretario regionale della Commissione Pubblica, sì. CGL. No, dire con viva testimonianza tutto ciò che ha affermato il vicepresidente Miscomi è assolutamente vero, ma io non sono contento, lo dico così. Non sono contento perché secondo me in un approccio alla contrattazione veramente caratterizzato dall'esigenza di innovare l'organizzazione, nell'agenda della politica manca un punto cruciale che la Calabria e i calabresi rimuovono, c'è proprio un meccanismo di rimozione, non vogliono assolutamente affrontarlo. Io credo che sia importante invece affrontarlo, anche alla luce di alcune osservazioni che hanno fatto il MEF, che è quello di innescare questi processi di riforme e di riorganizzazione che hanno investito la Giunta, alla quale applaudiamo e continueremo a, come dire, a collaborare perché ci convincono, di inserire anche la riforma del ruolo del Consiglio regionale. Non è possibile che la Giunta vada in questa direzione e che il Consiglio, che convoca in questi giorni per il contratto della dirigenza, abbia un bilancio a sé, abbia un'organizzazione a sé, abbia un organico a sé, e francamente questa cosa credo che vada davvero ripresa. Lo dico perché anticipo: la Funzione Pubblica CGL non firma i contratti del Consiglio regionale da anni, perché ad esempio quei fondi della dirigenza sono il doppio di quanto lo consente il contratto nazionale, perché non c'è innovazione organizzativa, ma soprattutto perché una delle cose rimosse nel ruolo della Giunta, perché ricordiamo qualche dirigente aveva un sacco di interi, ancora oggi al Consiglio regionale abbiamo un dirigente che governa praticamente da solo l'intero Consiglio regionale. Quando dico non siamo contenti, io credo che un processo di riforma attraverso la contrattazione si possa riformare, ma nella sua completezza e nell'interesse, come dire, di trasmettere anche ai cittadini un'immagine organizzativa della Regione Calabria che sia funzionale appunto agli interessi collettivi. Rispondo subito dicendo che io sono assolutamente d'accordo, io ricordo ancora le scritte però sul Reggio quando avevo apposto la questione del doppio ruolo Consiglio Giunta, Leverio vuole spogliare Reggio del Consiglio, cioè la strumentalità politica. C'è una norma statutaria che prevede il ruolo del Consiglio, siamo una delle poche regioni, ce ne stanno altre, per la vita che hanno il doppio ruolo. Personalmente credo che il doppio ruolo sia sbagliato, punto. In termini di costo, in termini di equità e in termini di logica.
non esistono due regioni, non esiste il Consiglio regionale e la Giunta, esiste la Regione Calabria. E la Regione Calabria è fatta da questi due organi, da un personale che può passare da una parte all'altra, mentre al momento per andare da Reggio Calabria bisogna fare le procedure di mobilità, come se fossero due enti fra loro a diversi separati. Quindi, se è funzione pubblica, solleva questa questione, mi troverà, come dire, al suo fianco fin quando starò al mio posto, nel senso che mi rendo conto che il tema è scottante, ma mi rendo pure conto che è assurdo mantenere due ruoli separati per quanto scritto in statuto, mi rendo conto che è sbagliato ed iniquo avere dei trattamenti retributivi al Consiglio di un certo tipo, alla Giunta di un altro tipo, anche perché a ben vedere, no? La Giunta, sono i dirigenti della Giunta che firmano tante di quelle carte per cui poi finiscono di fronte alla Procura, alle Corte dei Conti, ai TAR, ai tribunali civili, ai tribunali penali, mentre le competenze gestionali di un Consiglio regionale sono un po', come dire, più limitate. Ecco, allora io spererei che il Consiglio regionale opererasse più con strutture di elaborazione culturale, giuridica, tecnica, capaci di elaborare buone leggi, buone riflessioni, buone comparazioni normative, no? Quindi cambia la funzione, ma il ruolo dovrebbe essere, e su questo vi seguo radicalmente fino in fondo, io perderò forse qualcosa di più dell'RSU se dico questa cosa, perché cioè, tra le tante guerre che voi conoscete meglio di me che subisco, ci sarà anche quest'altra dell'unificazione del posto. Però siccome la reputo giusto, Alfredo, la facciamo, è tutto. Ah no, diceva qui Lama, scusate, cari compagni, grazie per averlo, questa penso sia una dichiarazione quando smise di essere segretario confederale, perché è dell'86, credo che nell'86 saluto alla CGIL. Cari compagni, grazie per avermi offerto una vita piena, una causa grande, una ragione giusta di impegni e di lotta. Quindi la cosa importante è che alla fine della giornata possiamo dire tutti noi sempre questa frase. Un intervento. Siccome tutti quanti abbiamo detto, convenuto che c'è un blocco della pubblica amministrazione e gli enti sono congelati, questo è il termine, degli enti sono congelati, allora nell'attesa che tutto si sblocchi, perlomeno poteva essere, potrebbe essere avviato quel processo partecipato per arrivare ad una legge di riordino. Perché? La regione Calabria è una delle regioni che non ha fatto una legge, la legge 34 del 2014 è una legge che dice tra un anno lo faremo, per ora restituiamo le funzioni delegate alla regione e trasferiamo tutto quanto. E questo potrebbe essere una cosa sia di cui si fa carico, si assume il sindacato, la CGL in questo caso, l'impegno a rilanciare, perché anche a mettere a confronto le leggi che sono state adottate nelle altre regioni per vedere i risultati e per, dato che si parla di competenze, per utilizzare le competenze che ci sono nei vari settori che non hanno un tavolo dove andare a dire la loro. Posso rispondere direttamente? Questa è una domanda importantissima sulla quale veramente la Confederazione dovrebbe ragionare, ma non soltanto la Confederazione. Allora, la del Rio la conoscete tutti. Dice semplicemente che rimangono delle funzioni fondamentali, quattro, alle province, costruisce la città metropolitana, poi per il resto lascio un po' un punto interrogativo affidando alle regioni. Su alcune questioni è intervenuto il report, l'avete visto, la legge finanziaria e tutto il resto. La riforma costituzionale decostituzionalizza le province, è un brutto termine, cioè non esistono più nella Costituzione. Affida alle regioni integralmente il punto, quindi noi ora siamo con un punto interrogativo sulla riforma costituzionale. E cosa ha fatto la Regione Calabria? Si è presa le funzioni per la Regione Calabria rispetto ad altre regioni, è stata abbastanza facile. Abbiamo preso le leggi, la legge 34, la vecchia, abbiamo ripreso le funzioni, ci siamo presi circa 500 persone, quindi sostanzialmente da questo punto di vista in emergenza abbiamo risolto un problema. Ora stiamo negoziando con le province, perché la legge del Rio dice una cosa molto semplice: se mi prendo Antonio Visconti come dipendente, devo prendere il suo tavolo,
la sua scrivania, la sua penna, il suo cassetto con i soldi, cioè con i capitoli di bilancio, la sua stanza e il suo immobile. È il pacchetto che devo prendere, la dotazione. Solo che le province su questo, come dire, per un anno ci hanno detto, insomma, veniamo. Arrivato a un certo punto ho dovuto chiamare le province in un osservatorio e dire: guardate, questa è la mia delibera di commissariamento da parte della regione verso le province, questa è la lettera di impressa che vi commissari, scegliete voi se decidete se volete essere commissariati dal governo o commissariati da me, oppure ci mettiamo al tavolo e risolviamo il problema. Ci siamo messi al tavolo e abbiamo iniziato a risolvere il problema, ci sono dei trasferimenti da fare, degli immobili, una serie di cose, quindi la situazione è molto complessa da questo punto di vista. Al Consiglio regionale ci stanno due disegni di legge, che sono lì un po' in attesa, perché fin quando non ci sarà la riforma costituzionale è difficile capire fino in fondo che cosa vogliamo fare. Ora, detto questo, per esempio i centri per l'impiego sono indicativi da questo punto di vista, no? Se passa la riforma costituzionale, le politiche attive del lavoro sono dello Stato, a meno che non c'è il regionalismo differenziato, diciamo. Se non passa la riforma costituzionale, vedremo che succede. Questo è il contesto. E cosa dobbiamo fare in questa regione? Le rispondo con molta franchezza. Se lei mi dice disegniamo come sarà la futura regione, lo posso fare immediatamente, cioè la struttura subregionale, l'amministrazione locale. Io l'idea ce l'ho, perché sono 20 anni che dico le stesse cose, 20 anni che dico che 409, di più di 20 anni, quant'è la riforma del 92, dal 92, 409 comuni sono troppi, che dobbiamo iniziare a ragionare in chiave di distretti territoriali, che i distretti territoriali vanno commisurati alle politiche, le politiche richiedono distretti differenziati, perché il distretto delle politiche sociali di Soverato può non essere il distretto delle politiche del lavoro in cui è compreso Soverato. Insomma, un ragionamento di questo genere lo posso fare io, ma io non sono eletto, e il luogo eletto, il luogo privilegiato per fare questi ragionamenti è il Consiglio regionale. Quindi c'è un problema della politica in questo momento, della politica seria in questo momento. Te lo sto dicendo anche stamattina, il Consiglio regionale ha detto questo, che il Consiglio regionale, che dice non può fare le leggi perché non ha soldi, ha molte cose da fare, due in particolare, i testi unici, che noi in questa regione ignoriamo, e il ragionamento sulla riforma amministrativa della regione Calabria, degli enti subregionali. Allora, questo è un punto centrale, ma per fare questo bisogna chiudere un attimo gli occhi e pensare non al ciclo elettorale, cioè per chi si vota il prossimo anno, fra 2 anni, fra 3 anni, ma pensare da qui a 20 anni come sarà il futuro di questa regione. Se io fossi consigliere regionale mi sentirei entusiasta in questo momento. Perché? Perché proprio in questo momento posso disegnare la Calabria del futuro. Oggi, da qui ad un anno, devo disegnare la Calabria del futuro. Ma non sono consigliere regionale, questa è una responsabilità eminentemente politica. Quello che sono riuscito a fare, quando è stata scritta la legge, la 15, la 14, non mi ricordo l'anno, la 14 del 2015, di inserire quella frase che lei ha ripetuto, la deliberazione partecipata della riforma. Questo l'ho scritto e ne vado orgoglioso di questo, perché questa cosa non può partire dalla stanza mia, dal chiuso della mia stanza, dalla mia biblioteca, dall'ufficio della cittadella, deve partire dai territori, in parte lo stiamo avviando. Le politiche sociali, per esempio, non stanno più a Catanzaro, alla cittadella. I soldi per le politiche sociali staranno ai comuni. Anche ieri abbiamo approvato una delibera con cui dal 1 gennaio 2017 i comuni sono in grado di gestirle, perché potrebbero essere comuni non in grado di gestirle dal 1 gennaio 2017, perché i comuni sono anche in una condizione di strada. Gestiranno i distretti e le risorse delle politiche sociali. Ma questo l'aveva detto Oliverio all'inizio, no? Mai più una gestione che governa le politiche sociali con Calabria Etica, lo sapete tutti quello che è successo, ma le politiche sociali devono essere affidate ai comuni. Allora, qui, dove è possibile, senza la legge generale, stiamo già lanciando l'idea e la realtà di dare ai territori le cose. Quello che serve è una legge quadro. Io credo che all'esito del referendum costituzionale, il 5 dicembre, bisognerà iniziare a ragionare, se passa il sì, ad applicare quell'articolo 40, avremo un anno davanti in cui veramente il discorso deve essere partecipato. Se passa il no, dovremo riprendere quanto l'ha fatto sulle città, sulle province, sulle aree vaste, e capire esattamente come assicurare alle aree vaste un sistema di funzionamento, tenendo conto però di una
sentenza della Corte Costituzionale, Capestro, la quale dice: ogni volta che tu dai alla provincia il compito di fare X, Y, Z, devi dare tutti i soldi, ma proprio tutti i soldi per fare X, Y, Z. E la Regione Piemonte, perché è una sentenza che riguarda, credo, la Regione Piemonte, se non vado errato, beh, si trova estremamente in difficoltà, perché ha assegnato delle funzioni alle province, ma le risorse erano, secondo la Corte Costituzionale, non sufficienti. E qui però dovremmo fare un ragionamento sui costi delle funzioni, su che cosa serve realmente per fare le funzioni. Perché nel 2006, con la 34 che lei ricordava, il costo fu forfettizzato in un modo abbastanza aleatorio, dopodiché ci si è trovati con estremo disagio, ecco la necessità di avere dei costi di riferimento, dei costi standard, ed è una questione che richiede appunto il consiglio regionale. Torno a dire, se fossi consigliere regionale in questo momento sarei veramente orgoglioso, perché ho oggi, non ce l'avevo l'anno scorso, non ce l'avrò fra due anni, ho oggi la possibilità di disegnare la Regione Calabria del futuro. Io spero che questo lo capiscono, più che dirglielo consiglio regionale, e gliel'ho detto quando abbiamo approvato la legge per la fusione dei 5 comuni, prima volta dopo 40 anni, più che dirgli in quella sede che mi sentivo emozionato nell'essere in consiglio regionale, per vedere che dopo 40 anni per la prima volta in Regione Calabria c'era la fusione dei 5 comuni e che la stavamo supportando e sostenendo con una legge che modificava una serie di cose che non mi sto a dire, più che dirglielo, io che strumenti ho? Che strumenti ho? Quando mi ha sono stato da Pierre Rouge, il programma del direttore Soluri, ho detto che serve un movimento collettivo. Se non c'è un movimento collettivo di opinione, guardate che la forza di chi sta lì in cittadella è molto ridotta, soprattutto la forza di chi non è eletto politicamente, no? Non è eletto. Grazie. Forse magari servirebbe anche una spinta politica. Pare che non ci siano altri interventi, quindi passerei il microfono subito per le conclusioni a Serena Sorrentino e naturalmente dirà quello che verrà di dover dire per concludere questa serata. Una domanda specifica però la voglio porre. Lei prima ha accennato a quelli che possono essere, degli effetti collaterali della riforma costituzionale su cui andremo a votare il 4 di dicembre. Che effetti sono, effettivamente, che effetti sono positivi, negativi? È una domanda troppo complessa per essere sintetica, quindi rispondo in parte a questa domanda, perché se dovessimo spiegare quali possono essere i riflessi indiretti della riforma costituzionale, stiamo qui da qui, credo che la competizione con l'orario di cena sia eccessiva. Però è una domanda molto importante, perché la complessità alla quale faceva riferimento adesso l'assessore Viscomi sulla immaginare semplicemente quale può essere la direzione di marcia che un'autonomia, che la regione fino a prova contraria continua a essere un'autonomia, può determinare nella riorganizzazione istituzionale dei livelli di governo che gli sono propri e di sottogoverno, che gli sono assegnati in termini di titolarità, la dice lunga di quanto sia in questi anni stata in qualche modo dimenticata una parola fondamentale per le politiche pubbliche, che si chiama integrazione. Se parliamo di politiche sociali, se parliamo di politiche educative, se parliamo di politiche del lavoro, se parliamo di politiche sanitarie, se parliamo di trasporto pubblico locale, se parliamo di reti, la parola integrazione fa la differenza per la pubblica amministrazione. L'ultima volta che ho contato quali sono i livelli di intervento nei quali noi esercitiamo un processo negoziale con organizzazioni sindacali confederali, in una delle ex province, c'erano 54 livelli di stratificazione, perché ci sono tutte le amministrazioni centrali che hanno un livello di organizzazione nel territorio, poi ci sono le funzioni regionali, poi ci sono le funzioni provinciali, poi ci sono le aggregazioni dei comuni, poi ci sono le direzioni scolastiche, i distretti scolastici e la riorganizzazione che hanno avuto, gli ambiti sociali, i livelli di integrazione sociosanitaria, e poi ci sono gli ambiti territoriali ottimali, e poi ci sono i bacini di riferimento, e poi ci sono i consorzi.
pensateci. Eppure stiamo parlando dello stesso territorio. È vero che a seconda della funzione il livello di integrazione è differente, ma che cosa noi abbiamo detto in questi anni? Lo diceva prima l'assessore Viscomi rispetto al reperimento delle risorse. No, lui ha detto una cosa semplice. Dateci la possibilità come sistema delle autonomie di utilizzare i risparmi di gestione per fare investimenti. Noi abbiamo ancora una norma capestro del ex DL 78 che dice devi fare risparmi di gestione, ma non li puoi utilizzare come spesa per il personale. Quindi io posso essere pure un'amministrazione virtuosa, ce le posso pure avere le risorse, ma magari non posso stabilizzare i precari, ma magari non posso aumentare la mia capacità assunzionale, non li posso utilizzare per i premi di produttività, pure se ho le risorse. E paradossalmente è a geometria variabile, non è che ha una latitudine questo principio, perché ci sono amministrazioni virtuose nel mezzogiorno che appunto sono in grado di recuperare risorse e di fare risparmio di gestione e che vedono immobilizzate quelle risorse. Così come nel processo di riorganizzazione istituzionale il federalismo incompiuto che abbiamo avuto in questi anni ha oggettivamente determinato una sorta di schizofrenia istituzionale che a quel punto non ha più tenuto nessun elemento di armonizzazione di governo delle comunità locali. La risposta che viene data è una risposta che noi giudichiamo come CGL sbagliata. Perché? Molti degli effetti che si vogliono contrastare con questa riforma, concentrandosi sulla seconda parte della Costituzione, riguardano il fallimento del titolo quinto, della riforma del titolo quinto, principio sul quale io penso che laicamente qualsiasi cittadino italiano può essere d'accordo, nel senso che i principi che erano contenuti nel riordino del titolo quinto, il decentramento, la prossimità, la delega di competenza, la concorrenza di materie, è stato esercitato in un modo che combinato con il contenimento della spesa ha prodotto da un lato delle diseconomie e dall'altro delle disfunzioni. La cartina di tornasole che di solito viene utilizzata è la politica energetica, ma certo che è una follia pensare che la Calabria faccia la politica energetica e competa con le grandi economie mondiali, no? Cioè, la Calabria che fa un accordo transnazionale con la Russia sulla distribuzione del gas è un po' improbabile, no? La politica energetica deve essere una politica nazionale. Non vale la stessa cosa sulle politiche del lavoro, perché se io do un senso alla funzione pubblica che è incardinata nel governo di quella politica, io devo pensare che se le economie, i distretti imprenditoriali, industriali, produttivi sono localizzati nel territorio e hanno delle specificità diverse, se voglio mettere insieme politiche attive, politiche del lavoro, servizi per il lavoro e economia del territorio, devo collocarmi nella sede di programmazione che è più prossima, se no io sto determinando il fallimento di quella politica. Io non posso fare la stessa politica attiva a Milano e a Catanzaro, perché i contesti economico-produttivi sono completamente differenti, la dinamizzazione dell'economia è differente. Quindi io ho bisogno di stabilire dei principi, qui torniamo al titolo quinto, dei livelli essenziali delle prestazioni, dei livelli essenziali di assistenza, a seconda dell'ambito in cui io li misuro, che determinano l'universalità dei diritti per i cittadini. Gli stessi parametri di accesso, ma danno la possibilità alle amministrazioni di differenziare gli interventi. Perché se io ho due soggetti diversi, che hanno problemi diversi, io offro la stessa politica, non è detto che io ottengo lo stesso successo. È un principio banale di programmazione sociale, che però viene disatteso e disapplicato. Allora, c'è un tema vero che si chiama riforma del titolo quinto, federalismo incompiuto? Sì, c'è un tema che però è collegato molto alla riforma fiscale, alla riforma istituzionale, alla coerenza tra le riforme istituzionali e la riorganizzazione delle funzioni che sono in capo alle pubbliche amministrazioni. Perché è fallita la legge Del Rio? Non perché ha ridotto il numero delle province, perché in realtà si è posta semplicemente il problema di una riduzione numerica strumentale per rispondere alla demagogia che bisognava ridurre i costi della politica, ma nel non comprendere che andavano riallocate le funzioni, ricollocato il personale, cioè costruito un processo per il quale la continuità dei servizi ai cittadini e della funzionalità delle amministrazioni pubbliche andava garantito, ha scaricato sui destinatari di quel provvedimento gli effetti più negativi.
che sono state le amministrazioni regionali e, per quello che ci riguarda, i lavoratori. Processo di mobilità che è frutto del DL 90 in attuazione delle previsioni della legge del Rio per i dipendenti della provincia e che adesso riguarderà anche i lavoratori delle Camere di Commercio è folle, perché l'amministrazione deve caricare e non portare la disponibilità di posti con le funzioni e i livelli di inquadramento, le amministrazioni cedenti devono caricare le disponibilità con l'anagrafica del lavoratore, il sistema in automatico incrocia i dati, se c'è perfetta corrispondenza si matcha, altrimenti si blocca tutto. 20.000 dipendenti delle province in mobilità, quante sono state intermediate dal portale? 596. Quante ce ne abbiamo ancora senza assegnazione? Circa 2.000. E gli altri? Li abbiamo collocati noi, con gli accordi regionali, facendo trattative con le regioni per capire come trovavamo soluzioni in quel ginepraio di vincoli che ci aveva imposto la legge 56 combinata col TL 90, avvalimento, surroga e tutte le cose che noi conosciamo. Allora il tema che ci chiama al perché secondo noi questa riforma costituzionale non produce un avanzamento, non risponde nemmeno agli obiettivi che si dà, sta esattamente nelle ragioni che noi abbiamo codificato in quel volantino che abbiamo diffuso alle lavoratrici e lavoratori e che qualifica il nostro posizionamento come organizzazione sindacale a favore del no. Noi non facciamo campagna elettorale, non partecipiamo ai comitati elettorali perché noi non siamo un partito, ma siamo un'organizzazione sindacale e abbiamo una responsabilità. Si sta riformando la Costituzione, il patto di convivenza civile di tutti noi e quindi dobbiamo nel merito dire cosa ne pensiamo, facendo prevalere un nostro giudizio negativo sul merito delle questioni, ma ovviamente dalle direzioni che i nostri iscritti possono votare quello che credono. Ma perché secondo noi questa riforma dovrebbe essere bocciata? Intanto vorrei chiarire una cosa, non è che come si sente molto nella propaganda di queste ore, se si boccia la riforma e vince il no, non si può cambiare più la Costituzione per i prossimi 150 anni. No, semplicemente le commissioni parlamentari dovranno rimettersi al lavoro e possibilmente fare una riforma che abbia una qualità sostanziale e una maggioranza di condivisione un po' più ampia. Un tema che noi abbiamo è che le riforme che cambiano le regole della convivenza civile fatte a colpi di maggioranza sono di per sé elemento divisivo. Forse, essendo la carta costituzionale stata elaborata in un'assemblea costituente e racchiudendo i fondamenti che orientano poi non soltanto l'azione delle pubbliche amministrazioni e della politica, ma che codificano l'esigibilità dei diritti universali delle persone, forse il tema di qual è la maggioranza che condivide l'orientamento del cambiamento ha un suo peso. E questo in generale come difesa di valore democratico. Nel merito, bisogna ridurre i costi della politica, siamo d'accordo, quindi bisogna superare il bicameralismo imperfetto, doppi passaggi, Camera, Senato, propri parlamentari, eccetera, eccetera. Noi siamo d'accordo. Noi abbiamo presentato 2 anni fa un documento di riordino istituzionale che proponeva una sola Camera con il dimezzamento del numero dei parlamentari per un motivo molto semplice. Tutti ci rendiamo conto che serve uno snellimento del processo di formazione delle leggi, tutti ci rendiamo conto che forse assemblee pletoriche sovrastimate rispetto alla rappresentatività territoriali sono un'operazione che, diciamo, se non ben bilanciata rischiano di riprodurre meccanismi nei 2 rami del Parlamento spesso in contraddizione e in conflitto tra di loro, e quindi lo snellimento del procedimento amministrativo, la costituzione di una sola Camera con l'individuazione di una Camera delle regioni ma nelle quali erano rappresentate le amministrazioni, cioè le regioni, che avesse titolarità su alcune materie di afferenza regionale, era un modello verso il quale tendere. Che cosa esce invece da questa riforma costituzionale? La Camera rimane la Camera, il Senato diventa la Camera delle Autonomie. Sì, ma come? Si diminuiscono il numero dei senatori, va bene.
Renzi ci ha spiegato pure alla Lavagna che tutto questo processo di riorganizzazione ci fa risparmiare 500 milioni di euro. Su un bilancio diciamo che ne vale un po' di più in termini di miliardi. Ah, risparmiamo 500 milioni di euro. Non si butta via niente in questa stagione. Ma per far cosa? Per costruire una seconda Camera rappresentante delle regioni, che però rimanda nella sua Costituzione ad un regolamento parlamentare che individui la modalità con la quale le maggioranze che hanno vinto nelle amministrazioni che hanno diritto ad essere rappresentate nel Senato individuano i loro delegati. Un po' complicato come meccanismo. E laddove il delegato corrisponda con la funzione istituzionale, ma ce li vedete i sindaci delle aree metropolitane, i presidenti delle regioni che partecipano anche all'attività della seconda Camera e duplicano le funzioni con l'onere e l'impegno gravoso che già oggi esercitano? Allora, se l'obiettivo era superare il bicameralismo imperfetto, i doppi passaggi, le doppie letture, eccetera, eccetera, questo non viene confermato nel disegno di riordino istituzionale, compreso il fatto che non si evitano nella formazione delle leggi i passaggi plurimi in caso di variazione tra una Camera e l'altra. In più, si aumentano i poteri dell'esecutivo di intervento tramite decretazione con una formulazione diciamo che allarga un po' di più le attuali prerogative dell'esecutivo. Già oggi noi diciamo che lo strumento dei decreti è iperabusato perché sono interventi imperativi e sono interventi che esautorano il Parlamento della funzione di composizione legislativa, cioè si discute che cosa vogliamo fare, e rimandano una decisione che viene presa all'esecutivo alla discussione parlamentare, che però al massimo può intervenire in una parziale modifica. Allora, il tema che noi poniamo è un modello che va verso maggiori poteri dell'esecutivo è corrispondente a una maggiore efficacia dell'azione politica? O per esempio diminuisce la titolarità del Parlamento in un compito anche qui assegnato da una previsione direttamente costituzionale, e quindi indirettamente andiamo a modificare anche altre parti della Costituzione? È una domanda. Noi pensiamo che già la complessità della, facciamo pure fatica a spiegarlo, già la complessità della lettura del testo e il rimando ad azioni successive, soprattutto a una marea di regolamenti parlamentari che poi dovranno disciplinare il modo in cui quei principi hanno attuazione, ci dicono ma già adesso c'è tanto rinvio ai regolamenti parlamentari, che è proprio uno dei problemi che noi abbiamo. In quel caso è una legge? Sì, in questo caso sì, sulla composizione del Senato è una legge, ma sulla modalità di attribuzione di poteri e di funzioni ha un'infinità di regolamenti parlamentari. Allora, il tema è: si produce uno snellimento dell'azione legislativa, della composizione delle leggi? No. Si supera il bicameralismo imperfetto? No. Si supera la materia della concorrenza tra Stato e Regioni? In effetti c'è un modello neocentralistico molto forte. Il problema è se noi condividiamo quell'impostazione, perché abbiamo la sensazione che dopo aver cancellato il livello delle province, svuotando di funzioni fondamentali in cui sono incardinati anche servizi di interesse economico generale, le regioni, secondo livello che salta, perché lo svuotamento di funzioni nella programmazione oltre che nella gestione sarà molto forte ed è uno sbilanciamento dei rapporti tra Stato e autonomie regionali, è esattamente il disegno che si vuole perseguire. Allora non aveva più senso avviare quella discussione che c'è stata in passato sul fatto che forse 20 regioni sono troppe e che magari si possono anche aggregare più regioni tra di loro, magari quelle piccole, no? Magari quelle che non hanno un'economia territoriale tale da determinare l'autosufficienza? Ci chiedono di farlo per le amministrazioni pubbliche, ma perché non si può fare pure per i livelli di governo? Magari per esempio mettendo in comune quelle politiche che hanno un livello e una dimensione sovraregionale, una su tutte le politiche della coesione. Se il Mezzogiorno trovasse ragioni di unitarietà in alcune scelte di politica di coesione, dalla logistica ai trasporti,
sicuramente noi faremo un salto di qualità in avanti. E allora il tema, ora per farla breve, è questo. Non ci interessa a noi come si combina la riforma istituzionale con la legge elettorale. Quello è materia che tiene alla politica. Certo, noi abbiamo sempre detto che vorremmo un sistema nel quale il cittadino può scegliere chi lo rappresenta e ha la certezza che il voto che attribuisce a quello schieramento e a quel parlamentare è corrispondente poi all'assemblea che viene eletta. Perché con modelli, diciamo, un po' arzigogolati che girano tra le ipotesi di riforma dell'Italicum, io potrei legittimamente votare per uno schieramento o per un partito e trovarmi invece un governo espressione di una maggioranza differente, sebbene abbia preso la maggioranza lo schieramento per il quale ho votato. Ecco, noi in una democrazia così incerta, così labile, dove aumentano i poteri di chi governa senza però elementi di controbilanciamento in termini democratici, l'assemblea parlamentare, la funzione delle autonomie, che siano i comuni, che siano le aree vaste, che siano le regioni, ci preoccupa dal punto di vista della qualità, dal lato del riordino istituzionale, dall'altro anche delle forme di democrazia che noi possiamo esercitare. E tra i tanti motivi che ci spingono a, in questo momento, sostenere le ragioni del no, c'è anche quella più banale di tutte, se vogliamo. Non entro nella polemica sul fatto che il Premier ha personalizzato questa campagna elettorale. Ma che cosa succede il 5 dicembre? È un problema che interroga tutti. Soprattutto quando, per esempio, nella trattativa sui centri per l'impiego che abbiamo fatto una settimana fa, ci viene risposto: beh, le proroghe per i contratti di precari sono un po' incerte, dipende da quello che succede il 4 dicembre, perché se vince il sì li rinnoviamo, se vince il no, bisogna vedere. E allora c'è uno snaturamento di una funzione fondamentale che è l'esercizio del voto. Difendete l'articolo 38 della Costituzione, il voto è un diritto, le persone prima di tutto devono scegliere di tornare a esercitare il diritto al voto, bisogna combattere l'astensionismo e poi bisogna informare le persone, bisogna rendere consapevoli i cittadini sul perché stanno votando e che cosa stanno scegliendo. Certo, il quesito referendario non ci aiuta, e anche quello io non so come la Corte Costituzionale l'abbia reso ammissibile, però se me lo chiedessero a me, vuoi ridurre i costi della politica? Difficile dire di no. Vuoi ridurre il numero dei parlamentari? È difficile dire di no. Vuoi abolire il CNEL? Lì so che devo dire di no, perché c'è un tema. Dice, il CNEL è una spesa, al di là della spesa vorrei dire che per esempio noi come organizzazione sindacale sono già 4 anni che abbiamo scelto di non prendere nessun tipo di rimborso e di non rappresentare nessun tipo di costo. Il CNEL è un organo costituzionale importantissimo perché è la sede principe che garantisce il dialogo sociale tra parti economiche e sociali nel nostro paese e ha una funzione fondamentale. Poi possiamo decidere che non deve costare niente. Noi abbiamo già dichiarato la nostra disponibilità a farlo a titolo gratuito, anzi a caricarci anche il pezzo delle spese. Non è che cancello il CNEL perché devo rispondere all'idea ho diminuito i costi della politica, ho diminuito il livello istituzionale senza immaginare qual è quella funzione. Ecco, l'ho fatta un po' lunga, però il tema è veramente che in questo momento il disorientamento che rischia di attraversare il nostro paese in una campagna elettorale continua nella quale non si capisce mai qual è il segno delle cose che stiamo facendo, ha una ripercussione concreta e materiale nel caso del referendum sulla capacità che poi i cittadini materialmente avranno nei prossimi mesi di vedersi garantiti la continuità dei servizi. Immaginate semplicemente, solo se dovesse passare il sì per le cose che ci ha detto prima l'assessore Visconi, i tempi di adeguamento del passaggio di competenze ad oggi concorrenti e delle competenze ad oggi incardinate in quelle che sono le ex province o le aree vaste, ai livelli di governo successivi, quanto tempo ci metterebbe, in che incertezza sarebbero i lavoratori e soprattutto quale difficoltà avrebbero i cittadini. Ecco, il nostro parere negativo deriva da questo, deriva anche da una scelta che è stata fatta di utilizzare questo referendum anche per dividere il paese su materie che sono fondamentali e che spostano però l'attenzione da quelli che sono per noi i bisogni prioritari, che continuano a essere il lavoro, i contratti,
la giustizia sociale, pensavo per esempio al tema della previdenza, e si fa in un momento delicato della vita democratica di un paese, che è proprio la discussione sulla legge di bilancio. E la legge di bilancio, facendo scelte di politica economica, cambierà probabilmente il destino e la vita anche di tante persone, tra cui anche i dipendenti pubblici e i lavoratori pubblici, nella doppia veste, di coloro i quali aspettano il giusto riconoscimento attraverso lo sblocco della contrattazione e il rinnovo dei contratti alla loro dignità come lavoratori, ma anche alle cittadine e ai cittadini che da questa legge di bilancio, almeno per le cose che leggiamo adesso, anche dalle modifiche fatte nella Commissione, non trovano sostegno alle politiche per l'occupazione, non trovano uno stimolo alla ripresa degli investimenti pubblici in quelle attività che possono produrre ricchezza. Una ce l'ha detta prima il professore Visconti. L'operazione di dismissione dei fitti passivi ha prodotto come effetto la ristrutturazione degli immobili, quella è creazione di occupazione, è un pezzettino del nostro piano del lavoro. Significa cioè utilizzare le risorse della spesa pubblica per mobilitare anche investimenti privati. Nel piccolo la Regione Calabria ha fatto un esempio che ha prodotto un X posti di lavoro, ha dato commesse a un certo numero di aziende. Se sviluppassimo queste politiche a livello macro, la pubblica amministrazione con una piccola quantità di investimenti pubblici potrebbe moltiplicare in termini di investimenti privati. È esattamente quel rovesciamento dei termini di politica economica che noi ci aspettavamo da questa legge di bilancio, da questo governo che va in Europa a chiedere esattamente di fare questo, di dire di cambiare la politica di austerità, di smetterla di contenere la spesa pubblica e di ritornare a investire dove serve di più, che è lavoro e servizi. Quindi, il rinnovo dei contratti pubblici per noi è uno strumento di azione sindacale ma anche di azione politica. Noi vorremmo cambiare la politica economica di questo paese e indirettamente vorremmo anche determinare un diverso processo di partecipazione delle cittadine e dei cittadini, non soltanto in ciò che li riguarda come lavoratori, ma in ciò che li riguarda anche come cittadini, cambiando l'orientamento anche delle riforme delle pubbliche amministrazioni. Un titolo di merito va dato alla Regione Calabria, per esempio, nel processo di riorganizzazione che mi era stato descritto sinteticamente prima e che adesso ho compreso meglio, per esempio sulla dirigenza. Ecco, magari lo prendiamo, lo mandiamo al Ministro Madia e gli diciamo: cara Ministra, non serve fare il volo unico, non serve costruire un meccanismo di spoil system che rimette la dirigenza sotto il controllo della politica, basta un po' di coraggio, capacità di innovazione organizzativa, contrattazione sull'organizzazione del lavoro, ottimizzazione delle risorse interne alle pubbliche amministrazioni e forse si può produrre un risparmio. Evitiamo di rimettere la dirigenza sotto il controllo della politica e forse salviamo pure la pubblica amministrazione. Grazie. Vi ringraziamo naturalmente. Volevo solo ricordare, visto che abbiamo parlato anche di referendum, volevo solo ricordare che trattandosi di un referendum confermativo e non abrogativo, il 4, anzi il 5 di dicembre si uscirà o con un sì o con un no, quindi è importante comunque andare a votare.